Kabush. Ciao a tutti ragazzuoli, benvenuti qui su Ranch Simulator, nella serie dove io visito i vostri ranch. Qui con noi oggi c'è Paolo Peressini, direttamente da Happy Farming Day su YouTube. Ciao a tutti, in realtà sono Rebecca oggi, qua su ranch. Scusami, mi ha un attimo confuso. È che non si vede che sono una donna? Sì, scusa, pensavo... Dai, guarda che forma che ho. Ok, io intanto preferisco guardare qua perché la voce mi inganna un po'. The Man Ranch, leggo. E il mio soprannome è The Man, capisci? Allora siamo qui con The Man, ragazzuoli, scusatemi. Ma sono una donna a tutti gli effetti, non preoccuparti. Ok, va bene. Io vado. Allora... mostraci pure il tuo ranch. So che è appena ricominciato, ti sei appena trasferita. Non guardarmi il culo però, perché no, non ti preoccupare, sto guardando le montagne. Okay. Dica. Che mi è venuto abbastanza sodo a forza di alzare gli alberi, sai. Lo so, infatti siamo tutti palestrati qui nei ranch. Allora, mi sono appena trasferito, ho ereditato questo ranch qua nel cuore dell'America. Non so neanche in che stato siamo, ma pazienza. So. Allora, ho dovuto ricostruire tutto perché praticamente quello che mi hanno lasciato era solamente vecchie baracche. Ok. E mi sono messo a rifare tutto. Persino quella macchinetta là che vedi era senza ruote, senza motore. Quindi sei una donna che si dà da fare comunque. Sì. Perfetto. Allora, la cosa più importante è sicuramente la stalla. Sì, andiamo a vedere. Che ci ha voluto un bel po' di tempo per farla. È molto molto legname. Ti credo, sì. Sì. Messo le galline dentro e i maialini. Aspetta che chiudo, sennò qua c'è la fuga. Galline in fuga, giriamo. Tra l'altro la mia scrofetta qua è incinta, quindi dovrebbe fare a breve i maialini. Ok. Lei è femminuccia? Sia femminuccia che il maschietto. Ah, ok, è ermafrodita. Qua dentro ho messo le galline perché mi ero stufato di rifare il pollaio. Ah, ok, sì, hai fatto bene. Poi ce ne stavano poche, quindi ho approfittato. Aspetta, mi è scappata una gallina. No, l'ho presa, l'ho messa io, vai tranquilla. Ah, okay. Stai tranquilla. Come che ti chiami, scusa? The Man. Rebecca, ok. Sto aspettando, partorisco la scrofa. Purtroppo non ho solo, guarda, ti dico, ho $10 nel bilancio. Aia. E quindi vorrei acquistare anche delle mucche, perché come sai qua il formaggio è pagato molto bene. Sì. Però purtroppo al momento sono un po' povera, quindi aspetto magari di fare... qualche soldino con i maialini qui. Esatto, esattamente. Ci sta. Poi altre cose, questo è il principale. Poi ho fatto la casa qua vicino. Bella la casa, quella piccolina. E perché nel mio bilancio quello poteva permettermi. Beh, c'è una bella sacca di cemento qua. Sì, non rubarmela, che... No, sia mai. Ti faccio vedere la camera da letto, però... aspetta, ok, ora arrivo, aspetta un attimino. Ah, ok, io ti aspetto qua, però... Vestita. Sono vestita. Nel dubbio, ok, buongiorno. Ah, ok, aspetta allora. Ah, ok, non si sa mai. Non si sa mai. Questa è la mia cameretta. Sì.
Se vuoi vedere qualcosa in TV, ti piazzi qua e guardi la TV. Esatto. Ok. Ci sono i cavalli che un giorno spero di avere perché mi piacciono molto. Sì. Sai che a noi donne piace molto cavalcare. I cavalli nel Far West. Cavalli. Sì. Esatto. Bello, 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 bello. Spengo perché qua, furia di cavalcare, mi sa che poi facciamo una brutta fine. Sì, ecco. Poi la corrente costa. Sì, non vorrei mai causarti. Io sto ficcanasando in giro comunque. Ma un giorno qua ci sarà pieno di salsicce, dei maiali. Ottimo, ottimo. Pieno di formaggi. Un giorno. Per adesso mi devo accontentare di quello che ho. Niente, ho disboscato un po' mezza zona. Ho visto che c'è tanta legna, mancano tanti alberi. Perché per fare la recinzione praticamente ci ho messo una settimana qua. Ho una piccola... Ho una piccola... Vuoi una mano per qualcosa adesso? Se... Ma guarda, al momento non c'è granché da fare. Ah, ok. Ho una sega molto piccola e diciamo per fare assi con questa ci ho messo parecchio tempo. Immagino. Questa qua è quella standard, no? Sì, quella piccolina. L'ho spenta per evitare che consuma benzina, era accesa. Grazie, sei molto gentile. Prego, prego. E... Scusa. E... e niente, dovete sapere, ragazzuoli, che Rebecca, in arte, cioè Paolo, in arte Happy Farming Day su YouTube, e Rebecca su Ranch Simulator, quanti nomi, mamma mia. Faccio un po' di squat intanto. Bravo, fai gli squat, li faccio insieme a te. E dovete sapere che praticamente fa delle belle storielle qui sul ranch, so, no? Ce ne vuoi parlare, no, o dirci qualcosina? Su farming. Ma non facevi anche sul ranch qualcosina riguardo la lottatrice? Qua faccio solo live, anche perché comunque fare video roleplay come faccio su farming è un po' difficile qua perché non c'è molto da fare rispetto a farming. Sì, quello è vero. Vuoi andare un pochettino a caccia? Ti aiuto? Se vuoi. Sì, è giusto per non essere venuto qui a rubare tempo ai tuoi lavori. E qua nel capanno cosa c'è? Ah, niente. Aspetta, i frighi mi pare dentro il capanno. Ah, i frighi! Sì, ci sono. Sì, ecco i frighi. Sai dove sono praticamente gli animali? Sei specializzato? No. So che gli orsi girano molto lì dove ti ho detto, perché sono andato a visitare un ranch l'altra volta da Mike. E c'erano una decina di orsi abbattuti lì fuori e altri due o tre che si avvicinavano. Quindi so che in quelle zone lì gli orsi pullulano, però solo da lui, perché nel mio ranch, insieme a mio fratello, i fratelli di mare, praticamente non arrivano mai orsi. Allora andiamo all'afferramento, aspetto che controllo sulla mappa dov'è. Andiamo all'afferramento. Sì. Io ho la tendenza a ribaltarmi su Beh, queste tranquillo, cose. non è la Sai tua, che... non è solo la tua. Ops. Oddio, cosa è successo? Non è una tua tendenza, è un po' la tendenza di tutti, penso che. Sai che noi donne Lo so, purtroppo, lo so. abbiamo tante qualità, ma purtroppo... Ecco, in questa zona qui, proprio qui. Ops, sono sceso. Questa zona qui è praticamente da lui. Escono fuori tanti di quegli orsi. Dove? Lo vedi? In No. mezzo alla foresta. Andiamo. Oddio, che paura. Oh, scappa, 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 scappa. Aspetta, che uccido. Ah, cavolo, Vai, vai. caricare. Ma no, ma come devi caricare?
Vai, vai, è tutto tuo. Vai, ci sono i soldini qui. Ti do una mano. Vai. Vediamo se ce n'è ancora. Ok, perfetto. Qui ci sono quattro bei pezzettoni di carne. Non so cosa ci facciano con la carne d'orso, sinceramente. Arrivava da qui, giusto, Rebecca? Sì. Di solito quando ce n'è uno c'è tutta la mandria. Speriamo, facciamo un bel ricarico alla pistola, però, perché vorrei mai Abbiamo solo ritrovarmi. 18 colpi. Ecco Ops, adesso ne abbiamo un 14. altro. Aspetta, questo lo uccido Allora io. scollinano da qui, scollinano. Ecco, ne ho ucciso un altro. Grande, grande, grande. Grande Rebecca, ne ho sentito un altro, può essere? No, ma c'è una fattoria lì. Sì, ci sono 2 o 3 ranch sparsi per la zona. Ci sono, coltivano anche, ho visto girasoli. Mi porti un girasole? No, non posso, se no il proprietario ci fa male. Ah, allora io provo a Allora, sono di nuovo al laghetto dove avevamo ucciso l'orso, sto tornando indietro. proviamo a recuperare la macchina, a recuperare l'orso. Ok, adesso vogliamo ricordarci. Allora, Allora, io uno. resto qua, così ti dico dov'è l'orso. L'altro però non ho per niente idea di dove sia. Dove c'è il laghetto? Dobbiamo recuperare la macchina. Allora, Rebecca, scuoiamo la bestia qui. Sì, Prova a salire che andiamo nel laghetto. vai verso l'altro che non mi ricordo dove l'abbiamo ucciso. Siamo quasi a secco di benzina. Lo so, ma allora lasciala qua che. È che recuperiamo anche questo. Andiamo. Ok, torniamo al ranch. Sì, torniamo al ranch che ti saluto, così poi ti lascio andare a vendere tranquillamente E l'orso. la carne a fare il pieno. Ed eccoci tornati, ragazzuoli. Allora, io ringrazio di cuore a Rebecca. Grazie a tutti. Ragazzi, andatelo a seguire su YouTube, vi lascio il suo canale in descrizione, fa delle belle storie su Farming Simulator, nella mappa Italia, a Borgo Piccolo si chiama, giusto? E si chiama Bel Friuli perché l'ho ambientato in Friuli, quindi facciamo Bel Friuli, basta. Esatto, ho appena fatto le lezioni, non so, non ho ancora visto se hai vinto oppure no, non me lo spoilerare, lo voglio vedere io. Esatto. E quindi, ragazzuoli, seguitelo su YouTube. In descrizione trovate anche Instagram e tutto quanto dei miei social. Ragazzuoli, lasciate un mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!